Sembra che il boato sia stato sordo e che l'ossigeno si sia bruciato in un niente, portando con sé la vita di Melissa Bassi, 16 anni, studentessa dell'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi, alle 7.50 di sabato 19 maggio. Un'altra ragazza in gravi condizioni, studenti terrorizzati e feriti. Non si può morire andando a scuola. Ancora bombe, di nuovo le bombe, sono le risposte alla crisi economica e sociale che sta polverizzando salari, diritti, biografie individuali e collettive. Esplosioni che colpiscono nel mucchio, con l'obiettivo di terrorizzare, destabilizzare e indicare delle soluzioni forti in grado di ricostituire l'ordine. È presto per avere risposte, piuttosto un déjà vu, come a Milano, a Brescia, a Bologna, come dopo il 1992, quando pezzi di economia criminale e non solo contrattarono un nuovo ordine sul sangue innocente. Bombe di natura eterodiretta, messaggi in codice tra poteri neri, alla ricerca di nuovi equilibri, tra bande in lotta per la supremazia e il controllo delle istituzioni. Bombe che esplodono sulle macerie di un progetto di sviluppo, quello neoliberista, che sta implodendo tra hedge fund e spread impazziti. Boati che coprono il dolore dei suicidi, dei disperati, dei senza lavoro, dell'assenza di prospettive, di immaginario e i primi segni di rivolta. La puzza di bruciato copre l'isolamento dei deboli, la rabbia dei tanti e l'arroganza tracotante di chi rimane ancora forte. Una nuova strategia della tensione si affianca nella transizione neoliberista della crisi. Il Mezzogiorno ritorna, all'improvviso, territorio di depistaggi, il falso volantino anarchico ricevuto da alcune testate calabresi e atti infami, la bomba di Brindisi, colonia di poteri forti e spietati. Noi immaginiamo di sapere chi e cosa si nasconde dietro al fumo dell'esplosione. Sono gli eredi dei processi incompiuti, delle stragi rimaste senza colpevoli, delle sentenze annullate, degli esecutori materiali protetti in latitanze dorate, dei funzionari che hanno intavolato le trattative con i poteri mafiosi per proteggere la transizione tra la Prima e la Seconda Repubblica. Noi non resteremo tranquilli, aspettando la risposta di istituzioni screditate, attente alla quadra dei conti e miopi sul destino del Paese. Noi non restiamo in silenzio, noi lo sappiamo già. Sento gridare, qualcuno mi dice ti devi svegliare, mi fermo un momento a prendere un caffè, è un caffè con la pizza. Mi infilo la giacca scendendo le scale, mi fermo un momento a comprare il giornale, sopra un affollato una donna si siede, mi veste i capelli, mi tira poi in piedi. Ma che bella giornata, ma che bella giornata. Arrivo in ufficio e sono distrutto, il mio direttore mi dice di tutto, le tue teste, pure la gente continua a far festa. Ma che bella giornata, ma che bella giornata. Però noi siamo sicuri che prima di stasera la tua giornata nera vedrai che cambierà, ti basterà soltanto la tua ragazza accanto, come per il canto vedrai che cambierà. Ma accorgo che il mondo sta andando benone, vogliamoci bene, dicono tutti, ma l'indomani ci sono più lutti. Ma che bella giornata, ma che bella giornata. Mi infilo nel letto e dico
me stesso che forse domani non sono lo stesso. Il sonno che arriva mi dona conforto, mi illudo che vivo e invece sono morto. Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Però noi siamo sicuri che prima di stasera la tua giornata nera vedrai che cambierà. Ti basterà soltanto la tua ragazza accanto, come per il campo vedrai che cambierà. Magari. Stesso che forse domani non sono lo stesso, sono che arrivo mi do la conforto, mi do che vivo e invece sono morto. Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Però noi siamo sicuri che prima di stasera la tua giornata nera ti basterà soltanto la tua ragazza accanto, e come per il tanto vedrai che cambierà. Magari. Benvenuti, benvenuti all'asilo, bentornati all'asilo, benvenuti all'ex asilo Filangieri, benvenuti. Benvenuti all'ex forum delle culture internazionali globali. A un certo punto si diceva che venissero anche i marziani, ma poi non se ne è fatto più niente. Ma soprattutto benvenuti all'asilo liberato a marzo dai lavoratori dello spettacolo, dai lavoratori dell'immateriale, l'asilo che dove verrà prodotto, dove si inizierà un nuovo centro di produzione indipendente. Questa è la cosa importante, il primo esperimento di co-working, una coproduzione La Balena con Insu TV. Benvenuti alla prima puntata di Talking Asilo, una puntata che sarà sulla precaria età. E quindi avremo in studio interviste, un vero e proprio talk show, avremo musica dal vivo, avremo poesia, teatro, avremo collegamenti con il Valle di Roma, avremo collegamenti con il Garibaldi di Palermo e con Macao da Milano. Va bene così? Allora adesso voglio dire un attimo due parole io, perché ho una reputazione da difendere. Bene, non ce l'ho la reputazione da difendere, ma supponiamo che io ce l'abbia. Ecco, io non posso lavorare in queste condizioni. C'è una tenda lì, ci sono delle bandiere di pirati lì, ci sono tecnici che fumano il sigaro, gente che sta bevendo birra. Allora, io sono qui semplicemente perché hanno rapito il mio dinosauro, Dino, e lo libereranno solo alla fine della puntata. Quindi io mi dissocio preventivamente e completamente da qualsiasi cosa verrà detta o fatta all'interno di questa trasmissione, lunghissima tra l'altro, a meno che a dirle e farle non sia un nano che parla al contrario. E se dovesse succedere qualsiasi cosa per salvare la mia reputazione, io fingerò un attacco di narcolessia. Così. Ok. Adesso possiamo cominciare, ci spostiamo nel nostro salottino, che in realtà non è il mio, non è il vostro, ma è il salotto di Dario Dell'Aquila. Benvenuto. Ciao. Ce l'hai un microfono? Sì, ce l'ho. Senti, tu sei un giornalista serio? Così così. Altrimenti non ti saresti potuto prestare a questa cosa, e mi hanno detto che in realtà questo è il salotto di casa tua, è vero? Guarda, ce l'ha dato Nicolò Dati, perché lui è andato via e ci ha lasciato un po' di mobili, compreso il tappeto. Mi piace quello che hai fatto mi piace come hai arredato. Sì. Questo tappeto invece l'ho preso io stamattina a Portici e l'ho portato io, quindi questo lo so. Va bene, allora, cosa succederà in questo salotto? Parleremo, ragioneremo, un po' di politica, un po' di cultura, un po' di domenica da trascorrere assieme. E suppongo che lui sia il tuo primo ospite? No, era un amico, ma adesso gli facciamo due domande. Passava di qui, l'abbiamo fermato. Va bene, come tutti del resto. Sì, li prendiamo a casa. Passati qua, vi menano dentro, vi mettono a fare delle cose. Va bene, quindi vi lascio e ciao, a più tardi.